Ciao a tutti amici, ma soprattutto nemici del Mombo Storico e benvenuti a questo nuovo Qui Comic Chat. Nei 3 minuti a disposizione oggi parleremo di Malmessi, Agnese non partire, edito da Cargo, opera corale che vede al lavoro insieme ben 14 autori, magari non ve li elenco qui, lo farò sulla pagina Facebook. Come sempre partiamo con il parlare dell'edizione. L'edizione a me non dispiace, peraltro si presenta con questa copertina in splash page veramente meravigliosa. La carta è di qualità ottima e i disegni sono tutti in bianco e nero. Vi faccio vedere qualche tavola, si nota di pagina in pagina, di tavola in tavola, un cambio di matita che alle volte penalizza un pochino la lettura, perché alle volte appunto il tratto cambia drasticamente e va a cambiare di tanto anche le fattezze, le sembianze dei personaggi, dandoci qualche problema nel comprendere subito cosa succede da una tavola all'altra, mentre in alcuni casi valorizza tantissimo l'opera. Mi riferisco ad esempio alle ultime tavole disegnate da Pavanati, che a mio avviso con il suo stile regala un finale veramente meraviglioso a quest'opera. Mi permetto di ringraziare Elisa Vignati per lo splendido sketch e la dedica che mi ha fatto sul volume. Ma di cosa parla Malmessi? Milano 2013, un gruppo di amici, l'università fuori corso, il lavoro al bar, le serate, le birrette, le storie di una notte, i casini in famiglia, l'apatia, lo sballo, i piccoli segreti, la periferia. Poi qualcosa sconquassa la routine e Seba e Nadia devono mettere tutto in discussione. Seba e Nadia sono appunto i due protagonisti principali di quest'opera, che ci racconta cosa succede ad un gruppo di ragazzi nella periferia di Milano, ragazzi prevalentemente in età universitaria, con tutti i pro e i contro che quest'età porta con sé, che si trovano a dover elaborare un lutto dopo la morte di Tarek, quello che per alcuni è un fratello, per alcuni un amico, ma per tutti sembra essere un punto di riferimento, anche se a ben vedere non sempre è meritevole di questi titoli. Sarà quindi molto appassionante vedere come ogni personaggio deciderà di reagire, di prendere in mano la propria vita. Ci si ritroverà spesso in empatia con i personaggi. A mio avviso la storia è ben strutturata, anche perché in oltre 160 pagine gli autori si prendono il loro tempo per raccontarci quello che vogliono raccontare, anche se ogni tanto va detto si perdono un pochino in divagazioni. Mi sono molto appassionato ad esempio alla storia di Nadia, al suo modo di reagire alla morte del fratello, al suo modo di curare i propri mali con altri mali. Non da meno poi comunque anche la storia di Seba, che nonostante tutti i problemi che ha cerca comunque anche di aiutare Nadia e nel frattempo di curare se stesso, lui che peraltro è stato lasciato dalla sua ragazza dopo la morte di Tarek. Mi sto rendendo conto che è davvero difficile parlare di quest'opera in soli 3 minuti, posso però ripetervi che davvero le storie dei personaggi prendono moltissimo e poi conducono ad un finale a mio avviso molto bello, molto valido e anche piuttosto aperto alla libera interpretazione di ciascuno di noi. Ricapitolando, Malmessi, Agnese non partire, Cargo, 14 gli autori coinvolti, edizione piuttosto semplice ma a mio avviso valida, disegni quasi tutti veramente belli, insomma un'autoproduzione che a mio avviso merita davvero di essere scoperta e letta. Anche questo Qui Comic Chat finisce qui, io vi ringrazio di aver seguito il video, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!